E quindi un breve riferimento all'intervento di Federico Ferrari. Mi sembra che sia emerso abbastanza chiaramente dal suo intervento il problema con il quale ci misuriamo e in questo caso mi viene sempre in mente il postulato che Michel Foucault indica nella nascita della clinica, che è un postulato che regge insomma in qualche modo il nostro modo di pensare e anche di vedere, dove dice che tutto è visibile perché è enunciabile, in quanto tutto ciò che è enunciabile è visibile. E quindi in un rapporto stretto tra ciò che si può vedere e ciò che si può enunciare, in modo tale che c'è una grammatica dell'occhio in qualche modo, cioè noi vediamo, ma ciò che ci fa vedere poi è il sapere, è la grammatica della conoscenza. E allora far emergere quello che potremmo indicare, che è emerso mi sembra anche dall'intervento di Ferrari, un puro visivo, è tutt'altro che semplice. E allora due indicazioni di cui tener conto, come sembra di poter riprendere, una propositiva, l'altra problematica. Quella propositiva mi sembra che il concetto più interessante che è emerso sia quello dell'invisto, di cui ha parlato appunto Federico Ferrari. E rispetto all'invisto, che non è ciò che non si vede, ma è appunto questo riferimento a un puro visivo, è ciò che sta nel punto di crisi tra il linguaggio e la visione stessa. Abbiamo provato a portarlo come inserimento nell'allestimento, che si costruisce piano piano, c'è quindi un percorso. Noi inizialmente avevamo pensato di mettere l'immagine e l'oggetto accostati, in fondo poi l'invisto è ciò che sta all'interno di questa relazione, e su questo credo che sia un contributo su cui dovremo continuare a lavorare, perché è qualcosa che non sta ed è insieme alla descrizione dell'oggetto, così come è insieme non sta alla descrizione dell'immagine. L'altro riferimento problematico che è emerso, su questo poi appunto mi interrompo, è venuto fuori un po' anche della discussione, è il montaggio. Che è uno dei problemi intorno appunto alla cultura visuale che emerge e che di nuovo abbiamo inserito all'interno dell'allestimento con un riferimento che Ferrari ha fatto esplicitamente, cioè quindi come all'inizio abbiamo messo oggetti presenti all'interno del museo senza aggiungere nulla, siamo partiti da questi riferimenti, anche le aggiunte che abbiamo fatto all'interno dell'allestimento, così come i termini che sono stati inseriti nel video, così come i libri che si sono aggiunti nell'entrata, nascono dai contributi che sopraggiungono, cioè quindi è il tentativo, come abbiamo detto fin dall'inizio, di ascoltare quello che incontriamo e non di avere già una idea precostituita nostra che deve essere confermata dagli interventi che si susseguono. E quindi abbiamo inserito anche il film di Godard, cioè quindi storie del cinema, questo gioco tra il singolare e il plurale, mettendo anche un'immagine in movimento proiettata attraverso la griglia degli oggetti. Chiaro che il montaggio appunto è uno dei problemi su cui anche questo dovremo ritornare, perché come si diceva la volta scorsa, si misura con il tema dell'arbitrarietà e quindi
dovremo lavorare intorno a, questa, a questi riferimenti perché il montaggio in fondo abbia una sua motivazione visiva, cioè sia in grado di farci vedere qualcosa che abbiamo davanti agli occhi, qualcosa che appunto è lì e contemporaneamente non sta in questa relazione che richiamavo prima con il postulato di Foucault tra l'enunciabile e il visibile. Ecco, mi sembra che appunto l'invisto e il montaggio siano stati due contributi di cui cioè, tenere le fila, le abbiamo viste poi, come vi dicevo, in questi riferimenti espositivi e da qui poi proseguiamo oggi con stasera con il contributo di Michele Cometa, che penso Elio ci dica confronto come l'abbiamo pensato, il contributo, cioè il percorso di nuovo che stiamo cercando di disegnare insieme. Sì, anch'io brevemente, per non indugiare troppo, richiamo solo la questione che il nostro sforzo è quello di costruire un percorso che cerchiamo di rendere in tutti i modi, con tutti i materiali che mettiamo a disposizione, ma anche nella programmazione dei nostri incontri. Allora, con Federico Ferrari abbiamo fatto una sorta di introduzione anche abbastanza generale, dove questa idea enunciata nel titolo di Ferrari con rimando alle costellazioni mi serve per dire, ecco, uno dei problemi centrali che vogliamo, che intendiamo insomma mettere sul tavolo è come le cose stanno insieme oggi, in cui appunto lo stare insieme è cambiato. In particolare il visivo non va in maniera lineare e va in maniera invece sparsa. La metafora della costellazione è una di quelle ormai diventate classiche e che appunto Ferrari ha rimesso in gioco per noi la volta scorsa. Il secondo passo è la cultura visuale. Un passo assolutamente obbligato, anche quello a titolo introduttivo, cioè è la cultura che ci dice come è cambiato il ruolo dell'immagine, il ruolo del visivo in questa società, che già nel linguaggio comune diffuso ormai è sulla bocca di tutti nell'espressione che questa è la società dell'immagine. Che cosa significhi veramente, però è sempre un argomento interessante da affrontare. Per noi è molto importante perché vuol dire alzare in qualche modo di livello la riflessione su che cosa è l'immagine, che appunto non è l'oggetto, che è la percezione, che è lo sguardo, che è tante altre cose, e che dunque ha nell'espressione della società dell'immagine diventa foriera di una quantità di questioni, una quantità di problemi. Qual è veramente il ruolo dell'immagine in questa società? Guardiamo veramente le immagini? A che cosa, da che cosa si differenzia l'immagine? Dal testo? Questi saranno sicuramente alcuni degli argomenti che Cometa adesso tratterà per noi e che avremo modo di rilanciare anche negli altri incontri. Questa è la ragione per cui anche nel nostri allestimento eccetera cominciano ad apparire immagini accanto agli oggetti, parole. Anche il video, non ero attento quando ho parlato con Antonio, magari lo ripeto, non so se l'ha già detto, stavo pensando a quello che dovevo dire io. Avrete notato che anche nel video appaiono di volta in volta delle parole, ci sono dei cambiamenti, c'è un'evoluzione, cioè in tutto quello che presentiamo. Non dimentichiamo la sala di lettura, almeno a me è una cosa che sta molto a cuore, perché mi piacerebbe avere il tempo di fermarmi lì e sfogliare e leggere alcuni di quei libri lì, che cambiano, che si arricchiscono, che anche lì contribuiscono alla costruzione di questo percorso. Bene, questo è quanto.
Allora cedo la parola a Cometa. Avete i suoi dati, avete ricevuto entrando un abstract del suo intervento e quindi non mi dilungo io a presentare. Vi ringrazio entrambi per questa, diciamo, già introduzione in medias res, e cercherò anche in qualche modo, infatti prendevo appunti mentre parlavate perché voglio rispondervi in qualche modo, ma naturalmente sono particolarmente grato anche a chi mi ha letteralmente invitato, e quindi il museo, innanzitutto perché già basta questa passeggiata per capire che razza di posto emozionante siamo, straordinariamente emozionante, e non soltanto per chi si occupa di cultura visuale, che sarà l'oggetto del nostro discorso, o di chi, per chi si occupa di museo, di allestimenti. Appena sono entrato sono rimasto ovviamente incantato di ritrovare in un angolino, in questo panorama appunto che trovate all'inizio, non soltanto Spallanzani, che è una delle grandi fissazioni, non so se è immediatamente percepibile per voi, per un germanista, se non altro per il fatto che finisce come personaggio in un testo di Eta Hoffmann, che è chiaramente uno dei classici assoluti della letteratura tedesca, ma perché poi ha circolato e circola nel, diciamo, patrimonio genetico dei germanisti e di chi si occupa di letteratura tedesca, perché appunto Spallanzani circola abbondantemente anche per esempio come scrittore deporico. Inutile dirvi che poi per un siciliano come me è particolarmente, diciamo, divertente ricordare questo viaggio, diciamo, al sud, un viaggio che però viene recepito per esempio dai tedeschi, diventa una specie di topos. E, insomma, credo che, diciamo, se avessi saputo che, diciamo, che tutte queste emozioni me le sarei ritrovate in un pomeriggio, diciamo, sarei arrivato con più calma, eccetera. Quindi sono molto colpito, e sono anche colpito dal fatto che adesso noi ci ritroviamo con un PowerPoint banalissimo e invece con una teoria infinita di immagini, di testi e di cose che non sono molto diverse, se ci pensate, ed è su questo forse che possiamo riflettere, dal nostro, diciamo, PowerPoint tecnologico. Vedete che il titolo della mia, diciamo, relazione, di questa conversazione è particolarmente antipatico, perché insomma in italiano sono rimaste soltanto un articolo e una preposizione articolata. Per il resto, diciamo, c'è Pictorial Turn, che però è assolutamente necessario, nel senso che ancora si tratta di una disciplina che discute del Pictorial Turn e ha grandi difficoltà, tanto per cominciare, a tradursi, diciamo, a tradurre i propri termini. Quando questa traduzione sarà finalmente completata, probabilmente si potrà parlare di una cultura visuale italiana. E il secondo termine, che certamente è più, così, più conosciuto in un ambito, diciamo, di studi umanistici, cioè diciamo, la tecnica di descrizione delle immagini, stenta a ritornare in campo, non solo perché è un termine appunto greco, ma perché forse ci siamo disabituati, ed è questo uno dei punti che poi vorrei toccare, a pensare il rapporto fra immagini e testo come facevano invece i nostri predecessori greci, romani e via discorrendo. Quindi ci ho molto pensato, ho detto, ma che ci metto adesso questi due titoli, questo titolo pazzesco, antipatico, totalmente impopolare, però voglio, l'ho fatto perché penso che siamo in un orizzonte di ricerca, abbiamo il dovere, se vogliamo, diciamo, praticare questa nuova disciplina che possiamo chiamare adesso, mimandola dall'inglese, cultura visuale, qualcun altro preferisce, come sapete, studi visuali, visual studies, sono 100.000 possibilità, e dobbiamo, diciamo, farci carico della difficoltà che abbiamo già nel tradurre, nel comunicare questi termini, e una volta che saremo riusciti a tradurli e a comunicarli, il più sarà fatto, la disciplina avrà un senso accademico, un senso comunicativo, un senso didattico. Io vorrei, diciamo, dividere questa mia
questa mia, diciamo, presentazione in due parti, l'ho pensata così, in due momenti. Innanzitutto, beh, raccontare un pochettino che cos'è dal mio punto di vista, che è il punto di vista di un letterato, si badi bene, non di uno specialista di allestimenti o di un studioso di museografia, né di uno studioso di storia dell'arte. E volevo semplicemente così schizzare velocemente quelle che sono le cose più importanti, secondo me, della, appunto, cultura visuale o visual culture, e che sono importanti, appunto, ed è la seconda parte, perché trasformano completamente il modo che i letterati hanno di pensare alla letteratura. In realtà faccio un'operazione che è quella che poi so fare, ma per indicarvene un'altra, pensate quante cose si trasformano, per esempio, in una logica di museologia o di museografia, se si prende sul serio una disciplina come la cultura visuale. Se persino un letterato che si occupa peraltro per lo più di letteratura tedesca è stato costretto a rivedere molte delle proprie sicurezze nella discussione sulla letteratura, figuriamoci quante cose debbono mettere in discussione diciamo operatori intellettuali che vengono dalla storia dell'arte tradizionale. La grande battaglia, come capite, la grande guerra, si potrebbe anche dire, e peraltro fra la cosiddetta cultura visuale e la storia dell'arte, una guerra che per fortuna ormai si è, diciamo, un pochettino chetata in qualche modo, ormai non ci sono più gesti inconsulti, ma certamente le questioni si pongono e le vedrete, ma che appunto tende a, come si dice, a rimettere in discussione paradigmi di altre discipline, non ultimo il problema che forse vi sta più a cuore, e cioè che cos'è un museo, come si espone dentro un museo, come si allestiscono spazi e oggetti, eccetera, eccetera, eccetera. Vi farò vedere, appunto, dalla mia piccola prospettiva, come è bastato semplicemente cambiare un po' l'ordine dei fattori, quelli che eravamo abituati a considerare come tali, per esempio, nella storia dell'arte tradizionale, per sconvolgere persino la vita di un povero letterato, appunto, figuriamoci quella di gente che si deve occupare di immagini in prima istanza, di immagini, di oggetti, eccetera. Dunque, la storia si potrebbe riassumere sostanzialmente in questa immagine, che ormai è molto nota, addirittura è diventata una specie di figura canonica per la visual culture contemporanea, perché tutti la mettono nei propri libri, nelle proprie introduzioni, almeno in molte di questi libri, di queste introduzioni, trovate questa immagine, come sapete è un'immagine di Dürer, un'immagine che Dürer, diciamo, ha fatto per altri motivi, certo non per fondare la cultura visuale. Tuttavia basta un brevissimo commento a questa immagine per capire che siamo al cuore delle questioni che ci riguardano e che stanno modificando il nostro rapporto con le immagini, come diceva poc'anzi Grazioli, perché il tema è proprio questo: non possiamo più guardare alle immagini come abbiamo fatto con la storia dell'arte e come abbiamo fatto naturalmente anche in letteratura. E questa immagine, come vedete, mette in gioco una diciamo complessa interazione. Gli americani usano la parola interplay, anche lì abbiamo difficoltà già semplicemente sulla, diciamo, sul fronte del lessico, ma insomma una interazione, come capite bene, tra uno sguardo molto particolare, che è poi lo sguardo monocolo, per intenderci, di un disegnatore che appunto sta disegnando e che vede attraverso uno strumento strano, ma neanche tanto strano, che è appunto questo reticolo, vede un oggetto, un'immagine, anzi vede innanzitutto un oggetto che poi appunto diventerà un'immagine, e come sapete è questa donna sdraiata, tra l'altro, che lascia, diciamo, spazio a commenti anche i più audaci. Non c'è solo questo, se guardate attentamente, perché alle spalle, diciamo, di questa scena primaria ci sono due finestre, dietro queste finestre ci sono dei paesaggi, ci sono anche degli oggetti poggiati sulla finestra, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, non sfuggirà a nessuno che ci troviamo di fronte a quello che appunto la cultura visuale considera la base di qualunque tipo di ragionamento, e cioè che il ragionamento sulle immagini, sulla cultura visuale, ha bisogno almeno, infatti questa è una mossa più che altro didattica, giusto per capirci, almeno di queste tre componenti: uno sguardo,
uno strumento, un dispositivo, come si dice oggi, la parola più di moda, e un'immagine, e naturalmente una serie di tante altre piccole cose, tra cui per esempio questo corpo particolarmente parlante della donna sdraiata. Ecco, se non c'è questo, io credo non c'è visual culture. E se possiamo parlare di cultura visuale, lo possiamo fare soltanto a partire dal fatto che ogni discorso sulle immagini ha queste componenti: lo sguardo, il dispositivo, i corpi, e tutto ciò ha poi un nome. La cosa interessante, forse la cosa più interessante, almeno dal mio punto di vista, di questa nuova disciplina, che come sapete ha grandi successi, ormai esistono vere e proprie scuole, anche in termini accademici ha una sua consistenza, in Italia stenta un poco, c'è qualche insegnamento sparpagliato qui e lì, ma ancora non si può dire che ci sia un corso, diciamo, di laurea, per intenderci, di cultura visuale. Qualcuno di noi ci prova, lì dove può e dove ha agio per modificare i maledetti ordinamenti, diciamo, dell'università italiana. Tuttavia in altri posti invece la disciplina ha ormai una sua consistenza accademica molto forte, ha anche una consistenza comunicativa per via di libri e cose che circolano, diciamo, sotto l'etichetta cultura visuale, e comincia ad assumere anche naturalmente uno statuto disciplinare un po' più coerente e significativo. Bene, certamente questa immagine simbolizza alcune delle preoccupazioni fondamentali e quel necessario interplay di cui vi dicevo tra, appunto, sguardo, dispositivo, immagine, corpi, eccetera. Devo dire che la parola è una parola fortunata, perché peraltro nasce in un contesto, lo ricordo per chi non avesse proprio, diciamo, queste nozioni, diciamo, di storia della cultura visuale, nasce in uno studio molto serio, e come sapete ormai è un classico assoluto della storia dell'arte, che è quello di Svetlana Alpers, che lavorando sulla grande pittura, diciamo, olandese, a un certo punto si lascia scappare, si fa per dire ovviamente, la parola la cultura visuale degli olandesi, e devo dire che questo libro certamente dà una fortissima un fortissimo sprone alla questione, perché effettivamente, come voi sapete, gira attorno ad una tesi, e cioè che il tipo di rappresentazioni dei grandissimi, diciamo, dell'età d'oro olandese avesse a che fare con uno strumento ottico molto particolare, che è la camera oscura, e quindi naturalmente entra in gioco il tema del dispositivo. Svetlana Alpers si è molto lamentata e poi un po' pentita di aver tirato fuori questa parola, che tecnicamente viene detta per la prima volta da Baxandall nel suo studio sul 400, al punto tale che se oggi la invitate in un convegno di visual culture vi manda a quel paese dicendo: basta, ho fatto talmente tanto danno alla storia dell'arte, adesso lo dico magari un po' enfaticamente, e mi vorrei ritirare, diciamo, tutto quello che poi è scaturito da un libro, però, che come sapete voi è fondamentale. E la seconda puntata, appunto la puntata in cui cominciano, hanno tirato la pietra e però cercano di non far vedere la mano, è questo numero della rivista October, dove appunto si fa il famosissimo Visual Culture Questionnaire, che è del 96, quindi come capite già ci sono parecchi, più di un decennio in gioco, dove appunto tutti i grandi, come vedete, un po' della storia dell'arte, comunque della visualità americana, furono costretti a interrogarsi sulla nascita di questa nuovo paradigma, e là si capì con molta chiarezza, appunto, che per esempio uno come Svetlana Alpers, che aveva aperto un mondo lavorando sul tema della camera e dei quadri di Vermeer, per intenderci, cerca di non far vedere la mano che aveva tirato questa pietra fondamentale che si chiama visual culture. Gli altri invece sono posizioni molto, molto articolate, però capite bene che quando una cosa finisce su questa rivista, su October, un po' cambia un po' lo scenario.
non voglio esagerare più di tanto con la storia, però forse è importante perché alcuni punti fermi ci sono e soprattutto c'è una questione, e se vogliamo parlare di una nuova disciplina e di un modo nuovo di vedere le immagini, un po' dobbiamo andarci a cercare il nostro piccolo canone. Siamo in un'epoca in cui già la parola canone suscita grande antipatie a tutti, sia ai letterati che agli storici dell'arte, però in realtà facciamo tutti questo poi mestiere, cioè ci cerchiamo i nostri padri e le nostre madri, e chiaramente in gioco c'è Svetlana Alpers, almeno quanto c'è questo signore che credo tutti ormai conoscete perché è anche molto diffuso in Italia, ed è Tom Mitchell, il quale poi dopo una serie di libri più o meno importanti, diciamo, consacra alla disciplina questo suo picture theory, la cui, diciamo, parola chiave appunto è pictorial turn, e mette, diciamo, in campo una parola che non sempre è difendibile, perché come appare chiaro a chi conosce minimamente l'inglese, il fatto di parlare di un pictorial turn significa parlare di una svolta pittorica, una svolta che riguarda le immagini, purché queste immagini abbiano la caratteristica di essere una picture, cioè abbiano un supporto mediale nel quale diciamo abitano e viaggiano. Una cosa è parlare di image, come sapete in inglese, una cosa è parlare di picture. Allora, picture significa c'è un mezzo, un dispositivo, appunto. E è chiaro che se uno dice questa parola sta dicendo delle cose che peraltro sono in perfetta, diciamo, sequenza rispetto all'idea di come i dispositivi sono serviti, appunto, per esempio a Svetlana Alpers per spiegare la pittura, diciamo, dell'età d'oro olandese. Subito dopo o subito prima, le questioni sono molto complesse, e un altro autore che viene fuori da un altro mondo, come sapete, uno storico dell'arte fra i più importanti di questa nostra epoca, Hans Belting, non soltanto scrive questo libro fondamentale che è intitolato polemicamente La morte della storia dell'arte, che detto per un tedesco, diciamo, che è cresciuto, diciamo, a Pane e Winkelmann, è una frase pesante, non è una cosa così che si dice. Ma al di là della dimensione polemica che lo ha reso ovviamente famoso, incisivo e molto comunicativo, la questione è che però nel contesto, diciamo, della storia dell'arte tedesca, quindi siamo in un contesto culturale diverso da quello anglosassone o americano di Mitchell, la parola d'ordine diventa Bildwissenschaft, cioè scienza dell'immagine. I tedeschi ovviamente non possono rinunciare alla parola Wissenschaft, non vi sto ad annoiare perché, ma come sapete i teorici della letteratura si chiamano scienziati, e la letteratura, sì, la disciplina che io professo si chiama letteratura Wissenschaft, insomma sono tutti scienziati. E sulla cosa si potrebbe molto discutere, ma quello che conta non è tanto la parola Wissenschaft, che certamente è impegnativa, ma la parola Bild. È chiaro che Belting introduce nel nostro discorso una novità fondamentale: in gioco non ci sono più soltanto le immagini della storia dell'arte, ma tutto il resto del mondo, e lì nascono i guai, perché tutto il resto del mondo è presente, per esempio, anche in questo spazio dove non ci sono soltanto immagini d'arte, ci sono immagini di molti tipi, e basta di fare un giro. Io appunto ero assolutamente incantato, perché chiaramente è un esercizio chiaro di esibizione di immagini che non sono riconducibili né ai canoni artistici né neanche molto spesso vagamente alla storia dell'arte, tuttavia immagini sono. Come capite, cominciano, diciamo, già a, come si dice in tedesco, dividersi gli spiriti, nel senso che c'è chi sta con il pictorial turn, c'è chi sta con la Bildwissenschaft, c'è chi sta per esempio con un'altra proposta importante e significativa, che è quella di Gottfried Böhm, un straordinario, importantissimo storico dell'arte, esperto di Cézanne, eccetera, che a un certo punto dice: no signori, smettete, la pictorial turn non funziona, anche Bildwissenschaft non ci sembra adeguato per esprimere questa transizione verso nuove forme di ragionamento sulle immagini. La parola che lui preferisce, e lo dimostra anche molto banalmente il titolo del suo libro più importante, Was ist ein Bild, che cos'è un'immagine, è Iconic Turn.
anche qui molto divertente, perché se pensate che un, diciamo, un autore di lingua tedesca che abdica, diciamo, alla sua Bildwissenschaft, abdica alla sua Kunstwissenschaft e preferisce invece interrogarsi filosoficamente su che cos'è un'immagine. Naturalmente capite bene che le cose cambiano. Pictorial turn, supporto mediale, necessità che l'immagine cammini su un mezzo. Bildwissenschaft, tutte le immagini del mondo. Iconic turn, che cos'è e come si può pensare filosoficamente un'immagine a prescindere dal suo supporto mediale. E vedete che il paesaggio si sta diciamo rendendo sempre più complesso e frastagliato. Il dialogo tra la koiné diciamo tedesca e quella anglosassone americana è appena avviato, per motivi anche semplicemente molto banalmente linguistici. Io sono molto fiero di questa immagine, perché è un'immagine che viene fuori da un congresso palermitano dove appunto Tom Mitchell e Hans Belting si sono detti che cosa pensano delle immagini, e vi assicuro che era la seconda volta che si parlavano e sembrava di assistere, diciamo, a due marziani che improvvisamente dal nulla facevano scaturire un'idea di immagine e un'idea di studio delle immagini. Scrivo lì visual culture versus Bildwissenschaft, potrei scrivere appunto immagini che hanno un supporto mediale contro una teoria, un'antropologia delle immagini, così come la pensa appunto Hans Belting, e in seconda battuta persino Gottfried Böhm, che viene fuori dalla fenomenologia, uno specialista di Heidegger, quindi diciamo pensa all'immagine a prescindere dal suo supporto mediale. Capite bene che bastano queste piccole gocce, adesso la smetto con la storia, diciamo, ma è importante vedere un pochino se l'ipotesi regge, e certamente capite bene quando poi il gioco è fatto fra questi titani, la questione si complica non poco, anche perché i titani riescono a dire delle cose titaniche, ma tutti gli altri, diciamo noi comuni mortali, ci arrabattiamo e cerchiamo di abbandonare le sicurezze della storia dell'arte per andare a fare altro, e facciamo molto spesso molto male, oppure ci arrocchiamo nelle sicurezze della storia dell'arte tradizionale come l'abbiamo conosciuta, diciamo, in Europa, e facciamo altrettanto male e via discorrendo. Infatti basta guardare semplicemente quello che succede nei cosiddetti manuali, quelli che vogliono dire, che pretendono di dirci che cos'è questa nuova disciplina, per capire come sono messe molto male le cose. Adesso per fortuna stanno un po' meglio, perché il dialogo permette ovviamente approfondimenti, ma vi faccio vedere giusto per farvi ridere, ma non tanto visto dove siamo, vi faccio vedere per esempio uno dei tanti tentativi di definizione di che cos'è la cultura visuale, in una prospettiva che è pictorial turn e che sembra quasi fare il verso alla Bildwissenschaft. Un autore di diciamo aria anglosassone, quando deve definire questa nuova disciplina, fa la cosa peggiore che si può immaginare, cioè fa un elenco di tutte le cose di cui si deve occupare la cultura visuale. Basta che scorrete velocemente queste cose, vi ritrovate dalle fotografie, dove bene o male quasi tutti diremo vabbè non c'è problema, Barbie nel senso della bambola, diciamo, che conosciamo, ha poi a varie forme di accessori e di giocattoli, ha grandi macchine di rappresentazione come Hollywood o Bollywood, insomma basta che guardate e vi rendete conto. Così non si va da nessuna parte, non si fonda nessuna disciplina, ma se fate un ragionamento su questa ingenuità, perché poi noi teorici siamo sempre bravi a dire agli altri che fanno male, ma quando uno deve cominciare a dire delle cose deve avere anche il coraggio di dire delle stupidaggini, e certamente questa qui è una stupidaggine, perché non si definisce una disciplina elencando tutti i possibili oggetti che hanno a che fare con l'immagine. Però guardate dove siamo messi noi oggi, stasera,
Certo, se non facciamo lo sforzo di capire che cosa c'è qui intorno a noi e questo, tutte queste immagini che ci bombardano, forse corriamo il rischio di non capire il significato innanzitutto di questo museo, che è già un guaio, ma anche il significato appunto dell'immagine a cui alludeva appunto Elio, dicendo beh, forse adesso dobbiamo ripensare questa nozione di immagine. Questa è una strada sicuramente sbagliata, che fa sorridere soprattutto la grande cultura europea, perché insomma, diciamo, non si arriva da nessuna parte elencando all'infinito tutte le immagini, ma certamente c'è un desiderio, una pulsione che sta qui dietro, e che è una pulsione non molto diversa da pulsioni che già sono state invece verificate dalla storia. Per esempio la Wunderkammer, di cui abbiamo parlato e di cui costantemente si parla anche tra queste mura, evidentemente, cioè la capacità che hanno avuto questi grandi collezionisti di assemblare non solo reperti scientifici ma anche immagini, che se ne dica, e che comunque sono diventate poi immagini nel momento in cui sono finite in questo contenitore, almeno quanto sono reperto scientifico, e beh, è una pulsione di cui dobbiamo tenere conto. Noi possiamo, diciamo, non si tratta, come vedete, semplicemente di inseguire i miti della società di massa americana. Forse questi miti ci sono sempre stati nell'Occidente, forse questo desiderio di assemblaggio e di collezionare c'è sempre stato, e c'è stato in periodi storici che, come capite bene, non sono il Novecento, appunto, delle Barbie e del Tamagotchi, piuttosto che delle, così, addirittura qua ci sono pure le raccolte di cartine di caramelle, cose di questo tipo. E queste domande ce le dobbiamo porre. Il fatto che la risposta sia sbagliata non significa che la domanda non esiste, diciamo. Vado velocemente avanti facendovi vedere un altro modo di pensare la visual culture, un altro modo altrettanto irritante che crea grossi problemi. La puzza al naso dei teorici e soprattutto dei filosofi è infinita, perché per esempio quest'altro autore cerca di spiegare che cos'è la visual culture assemblando discipline, non oggetti, in maniera, come capite qui, anche un po' delirante, perché appunto si comincia con l'estetica, l'antropologia, l'archeologia, l'architettura, la storia dell'arte, i black studies ovviamente riguardano ovviamente più gli americani, ma fra poco riguarderanno anche noi, la teoria critica, il design, il femminismo, eccetera, 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 eccetera. Anche qui noi ci facciamo grandi risate, perché diciamo, ma sì, ma allora così, ma che cos'è questa specie di, che cos'è questa visual culture, cosa sono questi visual culture studies, sono un tentativo piuttosto dilettantesco di essere tutto insieme, filosofi, estetologi, storici dell'arte, antropologi, eccetera. Ma ancora una volta, la risposta sbagliata non risolve il problema della domanda. La domanda è che il ragionamento sulle immagini certamente non è più confinabile negli stretti limiti di una storia dell'arte, per esempio, per usare la cosa che a noi è più cara, evidentemente, o di una museografia di un certo tipo, o di una estetica filosofica di un certo tipo. Chiunque ha praticato l'immagine in questi anni sa benissimo che purtroppo deve correre il rischio di questa, diciamo, commistione di saperi, che evidentemente è camminare su un ghiaccio molto sottile, per dirla con Nietzsche, che si può sprofondare facilmente, evidentemente. Però, come si fa a ragionare delle immagini, ma non soltanto delle immagini moderne? Ripeto, basta girare in questo museo per rendersi conto che ci vogliono molte competenze, molte, diciamo, prospettive metodologiche. È chiaro, certo, se uno passa dalla stanza di Spallanzani, se non sa che cos'è una sistematica, se non sa che cos'è la biologia piuttosto che l'ittiologia, piuttosto, corre il rischio di non comprendere fino in fondo quelle immagini, rimanere a livello del bambino incantato, che anche quello è rispettabilissimo da sé, dal mostro piuttosto che dal pesce pieno di spine.
E però oggi noi sappiamo che la riflessione sull'immagine non può non passare, per esempio, dalla cultura scientifica, tant'è vero che le immagini della scienza hanno grande successo, soprattutto di ricerca. Pensate che il Max Planck Institute, che non è l'ultimo arrivato, come capite bene, ha dedicato anni di ricerca alle immagini della scienza. E beh, perché non lo facciamo anche noi, a partire dal nostro Spallanzani, piuttosto che da altri autori che peraltro erano di grande momento nella loro epoca. Insomma, le domande, come vedete, ci sono, le risposte naturalmente tocca a noi declinarle. Certamente una delle risposte più convincenti, ce lo dobbiamo dire, è venuta da Tom Mitchell, che in quel libro che vi ho segnalato, Picture Theory, fa un discorso che spiega la novità di questa disciplina. Non lo fa né per accumulazione di oggetti né per accumulazione di discipline, lo fa dicendo: beh, attenzione, guardate che adesso si tratta di costruire una complessa strategia, però alla quale non possiamo sottrarci. Ve lo leggo, ma insomma è quello che ho detto malamente all'inizio, sostanzialmente commentando la donna sdraiata, la modella appunto sdraiata, di coricata di Dürer. Si tratta, nella visual culture, di una riscoperta post-linguistica e post-semiotica dell'immagine, intesa come una interazione, la parola interplay, complessa tra visualità, apparato. L'apparato è qualcosa che un po' più grande di un dispositivo, l'apparato per esempio un cinema, tanto per intenderci, come edificio, e con tutto quello che succede dentro, istituzioni, discorsi, corpi e figuratività. E la consapevolezza che l'essere spettatori, il guardare, lo sguardo, il colpo d'occhio, notate che tutte queste sono parole diverse in inglese e lo sono anche ovviamente in italiano, look, gaze, glance, le pratiche di osservazione, sorveglianza e il piacere visivo, può essere una questione altrettanto profonda delle varie forme di lettura, decifrazione, decodificazione, interpretazione, cioè ciò che l'ermeneutica, diciamo, peraltro totalmente testolatrica e testocentrica, a cui ci ha abituato tutta la grande teoria della letteratura, per intenderci tutto il Novecento fino a Derrida, per capirci, queste forme di esperienza visiva sono altrettanto importanti. Infatti l'esperienza visiva e l'alfabetizzazione visiva, questa visual literacy, altra parola che abbiamo difficoltà a tradurre in italiano, potrebbe non essere completamente spiegabile sul modello della testualità. È chiaro che Mitchell, venendo fuori in un'epoca, diciamo, post-decostruzionista, post-semiotica, ha un nemico, che è quello dell'eccesso appunto di testolatria a cui siamo stati esposti nell'ultimo secolo sostanzialmente, e quindi insiste sul fatto che ci sono invece delle cose non riducibili alla semplice dimensione testuale. Ma la cosa importante è che, come vedete, comincia a maneggiare con maggiore, diciamo, precisione, non totale, uno dei libri pionieristici di questa disciplina, le cose fondamentali: lo sguardo, l'immagine, l'apparato, il dispositivo, che è un po' in fondo la formuletta che vi ho proposto all'inizio. Tenere le tre cose insieme sembra facile, ma non è proprio facilissimo, e diventa estremamente difficile per esempio in un contesto come quello di un contenitore museale. Tenere insieme immagine, dispositivi espositivi, a cominciare dalle vetrine che qui avete accanto, per non parlare di queste cose sistemate lungo i muri o sui muri e via discorrendo, e soprattutto sguardi, cioè di chi entra qui dentro e guarda, non è proprio ovviamente una passeggiata. E dunque la sfida è per molte discipline. Adesso io poi alla fine mi ridurrò alla mia, cioè l'unica cosa che so veramente, cioè si fa per dire ovviamente, e cioè la letteratura. Prima di fare questo vorrei farvi vedere però alcuni vantaggi di questo modo di ragionare, ma veramente in maniera molto schizzata, e tra l'altro qualcuno mi dovrà dire quanto tempo ho. Ancora un po' di tempo c'è, per fortuna, diciamo. No, ditemelo però a un certo punto, perché ovviamente si potrebbe continuare all'infinito, ma invece mi pare importante passare, diciamo, in rassegna velocemente
alcune immagini, ma per darvi delle suggestioni, perché una di queste immagini meriterebbe discorsi molto lunghi. È assolutamente evidente che se cominciamo a ragionare così, siamo costretti a avventurarci in territori sconosciuti. Vi faccio vedere alcuni di questi territori. È chiaro che ci esplode la nozione di immagine, qui vi ho messo soltanto alcuni giochi che hanno fatto i nostri predecessori, cercando di distinguere per esempio quello che un autore inglese, James Elkins, chiama il dominio delle immagini. È chiaro che lì questa tassonomia, intorno a questa tassonomia si gioca moltissimo, ci sono già moltissime possibilità, ma provate a immaginare semplicemente, molto banalmente, cioè le prime cose che vengono in mente, la distinzione fra immagini ottiche, come quelle che potete ricondurre a uno specchio piuttosto che a un'ombra, a immagini della natura, come quella che potete ricondurre al mimetismo degli animali o alle pietre figurate. Ho visto delle straordinarie paesine qui nella collezione di Spallanzani, che sono pietre figurate che rappresentano paesaggi scritti da chi, disegnati da chi, scusate, scritti in deformazione, diciamo, disegnati da chi, dalla natura, appunto, quelle di cui appunto si sono occupati autori come Cagliovà, per esempio, nella scrittura delle pietre, le immagini dell'uomo, le immagini scientifiche, le immagini d'arte, le immagini della scienza, e poi delle immagini che creano grossissimi problemi ancora oggi, che sono le immagini acheropite, cioè le immagini non prodotte da mano umana. Si può molto discettare sulla loro esistenza o non esistenza, certamente è un limite, pensate alla sindone per capirci, a cose di questo tipo, ai deliri New Age, su cui molto si potrebbe dire, però sono immagini che chiaramente mettono in discussione il nostro modo di pensare e immaginare e fare quella filosofia delle immagini a cui mira uno come Gottfried Böhm. Ma la vera sfida, dal mio punto di vista, non è tanto la sfida tassonomica, quanto il fatto che questo modo di ragionare intorno alle immagini, così come ve l'ho schizzato molto brevemente, ci costringe immediatamente a ripensare antropologicamente le immagini. E quando cominciamo a ripensare antropologicamente le immagini, ci rendiamo conto, e questo museo è un bellissimo esempio di questa cosa, di come le immagini agiscono sulla specie umana, diciamola così, attraverso, come si dice, sentimenti, modalità, forme appunto dell'attenzione, universalmente presenti ed umane. E qui nasce un altro grosso problema. Già siamo ovviamente terrorizzati dalle tassonomie, siamo terrorizzati dal canone, siamo terrorizzati dalle accumulazioni come quelle, ma ancor più siamo terrorizzati nella cultura contemporanea da quelli che un tempo si chiamavano gli universali. E il merito, per esempio, di Tom Mitchell è quello di averci detto con molta brutalità: volete fare visual culture? Cominciate a occuparvi degli universali, cioè del nostro modo di rapportarci alle immagini. E dunque, per esempio, cominciate a considerare cose come l'idolatria, che diciamo non è proprio all'ordine del giorno, se non di chi si occupa, per esempio, nella storia dell'arte, di, che ne so, icone bizantine, tanto per capirci, o di icone sacre. E l'idolatria è una delle nostre, forme di attenzione, la nostra forma di sentimento nei confronti delle immagini. Mitchell è stato in questo lucidissimo, perché pur avendo, diciamo, una formazione antropologica abbastanza limitata, e pur avendo, diciamo, un atteggiamento nei confronti delle immagini che è chiaramente tutto sbilanciato sulla società di massa, sui mass media, eccetera, a un certo punto del suo percorso ha cominciato a dire: ma sapete che cosa c'è? C'è che noi, anche quando guardiamo una lattina di Coca-Cola, mettiamo in moto sentimenti e forme di attenzione e forme di relazione che attengono, diciamo, al comportamento dell'umano rispetto alle immagini. E dunque, per esempio, abbiamo atteggiamenti idolatrici, abbiamo atteggiamenti totemici.
ovviamente non mi soffermo su ognuna di queste cose, vabbè, ma insomma sono abbastanza intuitive, cioè si capisce che sono forme fondamentali del nostro rapportarci alle immagini. Abbiamo atteggiamenti feticistici o feticisti, e qui metto delle cose diciamo soltanto spiritose che vi richiamino alla mente diciamo dei possibili scenari, ma spiritoso fino a un certo punto, se pensate al famoso libro di De Bros in cui pone per la prima volta la questione del feticismo come categoria diciamo della, tra virgolette, del culto e della religione. Ma voi sapete che la parola feticismo cammina nella cultura contemporanea attraverso altri ambiti, quello dell'economia, Marx in prima istanza, e ovviamente quello della psicoanalisi, Freud in seconda istanza. Insomma, il signor Mitchell ci comincia a, come se non bastasse già i guai diciamo che abbiamo dal punto di vista della definizione teorica di che cosa è la cultura visuale, ci costringe a passare da queste dimensioni. Provate a immaginare per un attimo, io appena sono entrato qui dentro ho avuto questa sensazione, provate a immaginare di leggere queste immagini non attraverso le categorie della storia, Lazzaro Spallanzani, importante personaggio che determina pezzi consistenti della cultura, presumo di questa città, ma certamente della cultura europea, e dunque scienziato importante per questo, per questo e per quest'altro, e invece cominciare a guardare tutti gli oggetti che sono in quelle stanze attraverso le categorie dell'idolatria, del feticismo, del totemismo e via discorrendo. A cominciare dalla vostra balena, che è chiaramente un totem di Reggio Emilia. Il totem, come sapete, nell'ipotesi dei totemisti, degli studiosi del totemismo, è ciò che produce comunità, produce società, anzi esclude ciò che non è della propria società. Chi ha questo totem e si identifica con un animale totemico è colui il quale appartiene ad una comunità che appunto si riconosce, tutti gli altri stanno da qualche altra parte con i loro totem. Guardate che la balena che c'è qui accanto è un totem di Reggio Emilia. E capite bene che cambia completamente la prospettiva, cioè invece di pensare semplicemente ai fatti espositivi o ai fatti scientifici, che chiaramente sono molto importanti, queste immagini cominciano a parlare a un linguaggio assolutamente nuovo per noi. La visual culture è anche questo, e naturalmente inutile dirvi che se noi avessimo la consapevolezza, ma la direttrice mentre mi accompagnava diceva: questo qui è il nostro animale, con noi ci identifichiamo con questo animale. E cos'è l'animale con cui ci si identifica? L'orso piuttosto che il... è un totem, quindi siamo in una dimensione totemica anche nella Reggio Emilia del 2013. Lo stesso discorso vale per altri, ovviamente, per altre latitudini e per altri paesi. E naturalmente tutte queste cose possono essere declinate molto finemente e far capire, per esempio, come il nostro rapporto con le immagini fa scaturire ovviamente enormi forme di desiderio, ma enormi forme anche di paura. Non a caso la prima cosa che facciamo quando facciamo una guerra è rompiamo le immagini. Credo che a nessuno sarà sfuggito che anche le guerre più avanzate, più tecnologiche, più raffinate, più moderne, hanno prodotto atti di iconoclastia. Ho messo quelli più famosi, cioè quando dopo la fine della DDR, cioè la Germania comunista, si cominciarono a rompere tutte le statue di Lenin e di Marx che erano sparpagliate nel territorio di Berlino e non solo, o appunto all'atto fondativo forse della immaginazione della guerra contro Saddam Hussein. Vi ricorderete che appena le truppe americane arrivarono a Baghdad, la prima cosa che hanno fatto, hanno buttato a terra con molta fatica e perdendo un sacco di tempo, un intero pomeriggio fu la diretta televisiva, la statua appunto del cosiddetto dittatore. Non perché non fosse un dittatore, ma perché era molto peggio che un dittatore, diciamo. E allora, anche lì, vedete che sono in gioco partite molto più grandi di quelle che normalmente affrontano gli storici dell'arte o i mass mediologi o chi si occupa di museologia, eccetera, eccetera. Certo, alcune cose proprio nel maneggiare le immagini, questo tipo di approccio ce le ha insegnate.
Ve ne segnalo soltanto una. È chiaro che evidentemente, se parliamo in termini di Bildwissenschaft, se parliamo in quindi di scienza dell'immagine, se parliamo giocando su categorie fondamentali come il totemismo piuttosto che l'idolatria e via discorrendo, il feticismo, ci appaiono sempre più chiare. C'è sempre più chiara la necessità di confrontarci con le immagini con la massima spregiudicatezza. Vi faccio vedere soltanto tre esempi che sono tipici, diciamo, del ragionamento della visual culture, che irritano moltissimo naturalmente gli storici dell'arte, almeno quanto irritano diciamo, i mass mediologi moderni, quelli tutti sbilanciati, diciamo, sul postmoderno. È chiaro che dobbiamo cominciare, per esempio, ad accettare giustapposizioni di questo tipo, e cioè la giustapposizione tra la pubblicità di una birra che utilizza, una birra tedesca, la Bitburger Pils, che utilizza il Laocoonte, e il Laocoonte stesso. O siamo in grado di accettare queste invasioni di campo, o ovviamente non possiamo muoverci in un orizzonte culturale che è quello della visual culture. Peraltro è abbastanza interessante anche dal punto di vista linguistico questa pubblicità, perché la pubblicità gioca sul fatto che la birra si chiama Bitburger Pils, la parola bit vuol dire morso, e quindi bit time bit, che è poi lo slogan della, come si chiama, vuol dire per favore un morso, e quindi utilizza in maniera ovviamente paradossale, ironica, invertita la logica del Laocoonte. Queste cose, quando li fanno quelli della visual culture, ovviamente suscitano subito così reazioni vivaci negli storici dell'arte, che dicono vabbè, sì, sono discorsi, diciamo, da così pomeriggio ed intrattenimento. Solo che non sfuggirà a nessuno di quelli che invece conoscono le questioni, che questo tipo di inversioni, questo tipo di polarizzazioni dell'immagine, sono quelle che Abby Warburg ha pensato per tutta la vita attraverso la grande esperienza dell'Atlas, che quindi è un discorso molto serio dal punto di vista della filosofia delle immagini. Ve la faccio vedere un'altra di queste strane inversioni che fa molto ridere, ma fino a un certo punto. Vedete qui due immagini, quella di una pin-up girl apparsa ovviamente su molte riviste americane, ma originariamente su Playboy, in cui vedete una signorina con una serie di freccette accanto e con una serie di testi che dicono: per essere una pin-up bisogna avere determinate caratteristiche fisiche, e quindi descrivono, diciamo, le misure, tutto quello che potete immaginare. Guardate l'immagine invece di questo Flugblatt, di questo volantino distribuito davanti le chiese nel Cinquecento tedesco, in cui si trova invece la perfetta donna diciamo di fede, e quindi trovate una signorina che invece non è affatto ignuda, ma è completamente vestita, e ha una serie di attributi anche molto chiari, che suscitano ovviamente immediatamente le reazioni delle donne, perché vedete che c'è un catenaccio nella bocca, quindi deve stare zitta, una perfetta donna di chiesa. Ha anche dei piedini che assomigliano tanto ai piedini di un capro, quindi abbastanza, come si dice, abbastanza equivoci e pieni di peccato. Deve tenere il crocifisso attorno al grembo, naturalmente manca a dirlo, c'è un serpente. Ma al di là di tutta questa retorica certamente non femminista, guardate lo schema della rappresentazione. Anche qui si tratta di un'immagine di donna con accanto delle scritte, quelle sono tutte scritte, quelle come si chiama, in tedesco ovviamente in questo caso, con delle freccette che portano ovviamente nei vari pezzi del corpo che devono essere commentati. Naturalmente è tutto il contrario di quello che vi immaginate della pin-up girl. È chiaro che la visual culture deve avere il coraggio di leggere questi schemi rappresentativi e rendersi conto che le inversioni semantiche, qui è esattamente l'uno e l'opposto dell'altro, per intenderci, la donna perfetta di un tipo, la donna perfetta di un altro tipo, in due culture ovviamente diverse, lo schema di rappresentazione è esattamente lo stesso tra il volantino stampato, come potete immaginare, proprio il Flugblatt nel Cinquecento tedesco, e l'immagine prodotta da un grafico
cui peraltro si ha anche il nome di Playboy. O, se vogliamo andare un pochettino sul colto, ancora di più, pensate a questa segnalazione che ci fa proprio Mitchell quando ci dice che le forme di ostensioni delle mani dell'omino di Abu Ghraib, sapete, quest'uomo che è stato torturato con questi fili elettrici e che poi è stato parodiato in maniera molto amara da una pubblicità che parodiava evidentemente la pubblicità dell'iPod, Iraq, non so se ci fate caso, parlo della pubblicità quella in giallo, ma le forme di ostensione della sofferenza e della tortura sono le stesse ovviamente del Cristo, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, capite bene che ci vuole un pochettino di coraggio, bisogna anche ogni tanto rischiare di prendere qualche cantonata, tuttavia, queste sono le strade che ci indica la visual culture. Però fino adesso abbiamo parlato solo delle immagini e non basta, evidentemente, e ce n'è già abbastanza. Andiamo agli altri due pezzettini. La visual culture, la prima cosa che fa e che sta facendo e che deve fare dal mio punto di vista è quella comunque di trovarsi appunto dei, come si dice, dei punti di riferimento canonici. È chiaro che i discorsi che vi ho fatto sulle immagini non sarebbero possibili se non ci fosse stato in circolazione un autore come Abby Warburg, il quale esattamente questo faceva. Vi ricorderete nell'Atlante delle immagini, che peraltro trovate qui fuori nella famosa sala allestita. Non parliamo poi evidentemente della grande operazione mediatica che ha fatto di Duberman facendo Atlas prima in Spagna e poi in Germania. Il signor Warburg questo ci ha insegnato ad avere il coraggio di mettere accanto l'anonima fotografia di una contadina di Settignano insieme alle grandi figure del Rinascimento italiano, in particolare la famosa ninfa su cui tanto si è scritto e detto. Però dobbiamo stare attenti a non dimenticarci gli altri due pezzi della questione. E gli altri due pezzi della questione, secondo me, questa è la proposta che io faccio, ma è una delle possibili proposte, le possibili genealogie, va ricondotta a altre due figure strategiche del Novecento. Li vedete lì accanto, uno è Sigmund Freud e l'altro è Walter Benjamin. Io credo che in Sigmund Freud si può in qualche modo raccogliere come un invaso tutta la grande riflessione sullo sguardo, perché lo sguardo è in prima istanza implicato in questioni, per Freud ovviamente non ci siamo fermi lì, ma siamo andati avanti, ma comunque lì c'è stata la prima grande, come si dice, riflessione sullo sguardo nel Novecento, è implicato in questioni di carattere ovviamente sessuale nell'ipotesi di Sigmund Freud. Io credo che da lì si possa fare cominciare questa attenzione al tema dello sguardo, appunto già soltanto cominciare chiaramente, e sull'altro versante io credo che l'altro grande personaggio, almeno quello che dovremmo mettere nei nostri manuali, è appunto Walter Benjamin, perché Walter Benjamin ha invece declinato in prima, diciamo, istanza tutte le questioni che riguardano il dispositivo. Anche qui soltanto dei flash, perché poi, ripeto, vedrete come tutti questi piccoli tasselli diventano decisivi persino per uno che deve interpretare opere letterarie, cioè testi letterari. E sullo sguardo non dico nulla, credo che sia autoevidente, intuitivo, che la grande riflessione, per esempio, sulla perversione che fa Freud è tutta giocata su ragionamenti sullo sguardo. Se ci fate caso, tutte le grandi categorie delle perversioni sessuali, che capite bene sono una delle, come si può dire, degli elementi fondamentali del discorso freudiano, sono tutte perversioni dello sguardo o hanno a che fare con dinamiche dello sguardo. Ci ha messo in una specie di trappola il buon Freud, da cui non riusciamo più a uscire. L'ha fatto in maniera magari disordinata e contraddittoria, con tutto il rispetto ovviamente per Freud, ma se ci pensate, dal voyeurismo al feticismo, all'esibizionismo, al sadismo, al masochismo, al narcisismo, vi ho messo dei giocattoli, insomma, giù proprio per darvi questa sensazione, tutto gira intorno alla questione dello sguardo e ci ha veramente messo in una trappola, niente male, dalla quale poi non siamo più usciti, anzi,
abbiamo raddoppiato se pensate alla Lacan e a tutti gli altri che vengono dopo di lui. È chiaro che quindi qualunque discussione noi facciamo sulle immagini, lo abbiamo già visto, come si può dire, sbriciolato nelle immagini che precedevano, perché chiaramente la questione del feticismo e del totemismo sono questioni presenti nella riflessione freudiana, hanno a che fare con la sessualità, ma non solo la sessualità, come vi ho detto, anche componenti universali, con tutto ovviamente con tutte le cautele del caso, della specie. Inutile dirvi che tutto questo ragionamento sullo sguardo ha prodotto una focalizzazione sugli sguardi. E vi sarete accorti negli ultimi decenni, e in particolare tutto questo è dovuto anche alla, come si dice, all'esperienza ermeneutica di Hans Belting, ci siamo abituati non soltanto a pensare agli sguardi nostri sessuati, ovviamente cito solo una delle possibilità, ce ne sono 100.000 di attribuzioni, gli aggettivi alla parola sguardo sono ovviamente molto più di quello sessuato è il più eclatante, su cui abbiamo discusso per un secolo, quindi, e continuiamo a discutere, ma ci sono ovviamente altre connotazioni, questo è chiaro, ma non solo abbiamo pensato allo sguardo nostro e quindi alle dinamiche del desiderio, dinamiche appunto di quegli universali di cui vi parlavo, ma abbiamo cominciato a ragionare la storia dell'arte, anche quella molto, molto tradizionale tra virgolette, ha cominciato a ragionare, a tematizzare la questione dello sguardo dentro i quadri e dai quadri verso di noi. Qui vi metto alcune delle immagini più famose di questa, diciamo, avventura. Sguardi di tutti i tipi, che vanno appunto dal Narciso di Caravaggio alle varie Venere di Velázquez, al famoso specchio degli Arnolfini, all'autoritratto del Parmigianino e via via via, gli sguardi di Atteone sulla povera Diana e via discorrendo, ma anche sguardi veramente impossibili come questo sguardo straordinario della morte, che è quello appunto della celeberrima opera di Holbein, dove non soltanto c'è qualcosa che si chiama morte che ci guarda, ma per guardarla fino in fondo noi dobbiamo spostare, come sapete, il vostro sguardo, perché si tratta di un'anamorfosi, e metterci in una posizione tale in cui la morte può finalmente guardarci e noi guardare lei. Capite bene che la nozione di sguardo, mi fermo qui perché non vi voglio annoiare più di tanto, sconvolge completamente il nostro modo di immaginare anche semplicemente le opere d'arte del canone. Figuriamoci evidentemente quando tutto questo viene declinato in tutte le forme di visualità, non ultima direi il museo. Non esisterà nessun ragionamento probabilmente del futuro sul museo, sull'allestimento, se non si tematizzerà la questione dello sguardo e del nostro sguardo e dello sguardo di loro su di noi, per intenderci. La dico adesso in maniera un po' naif e vi chiedo scusa. Stesso discorso vale sull'altro fronte, che è il fronte dei dispositivi, cioè la genealogia Walter Benjamin. È assolutamente evidente che nessun discorso sulle immagini è più possibile a prescindere dai dispositivi, e non semplicemente perché ci siamo accorti che esiste il cinema, piuttosto che la camera oscura, piuttosto che la lanterna magica, qui ci sono alcuni di questi oggetti giusto per richiamarmi alla memoria e darvi delle suggestioni appunto visive, piuttosto che il panorama. Panorama quello a 360 gradi, non semplicemente il panorama che troviamo qui all'inizio del nostro percorso, ma è chiaro che nessun ragionamento sulle immagini potrà essere fatto a prescindere dai dispositivi sempre più complessi, tanto per cominciare il museo stesso, ma anche la banalissima vetrina, che ha implicazioni, capite bene, sociali o si potrebbe dire sociologiche enormi. Siamo in un mondo di vetrine, per non usciamo di qui, le vetrine non finiscono, non ci sono solo le vetrine spallanzanti, ci sono le vetrine della città, su cui peraltro proprio i letterati hanno detto molto. E qui cominciano le mie risposte, diciamo, ai nostri colleghi che ci hanno introdotto. È chiaro che
ci sarà un motivo per cui siamo tutti adesso completamente entusiasti ed entusiasmati da esperienze come quelle dell'Atlante delle immagini e in particolare di una mostra come Atlas. Ci sarà un motivo per cui quell'immagine lì, cioè il panorama che troviamo dispiegato, che ci racconta la storia del museo e la storia dei suoi protagonisti e la storia delle sue collezioni e la storia delle società che girano attorno alle collezioni, e lo fa in maniera, devo dire, egregia e piena di suggestioni, ci sarà un motivo per cui ci fermiamo incantati? E queste sono domande che evidentemente attengono al nostro rapporto col dispositivo. Una cosa è vivere in un luogo in cui l'unico dispositivo è la prospettiva, un'altra cosa è vivere in un luogo in cui il dispositivo diventa la camera oscura, una cosa è vivere in un luogo, in uno spazio, in un tempo in cui l'unico dispositivo è, che ne so, la lanterna magica con tutti i suoi succedanei fino al cinema, eccetera, eccetera, eccetera. Non esisterà museografia del futuro che non tenga conto di questi aspetti. Lo facciamo in maniera timida, lo facciamo in maniera molto spesso avventurosa. Qui dentro lo vedo fare attraverso quella scatola che proietta cose, scatola, quel reticolo, non saprei come definirlo, che proietta cose sui muri, ma se girate per i musei di tutto il mondo capite che la logica del dispositivo è costantemente presente. Ovviamente non soltanto nell'allestimento, ma poi nelle opere d'arte propriamente dette, cioè negli oggetti che vengono esposti. E allora a questo punto ricomincio a fare il mio mestiere e la smetto, diciamo, con i massimi sistemi. E vi dico, a me la cosa convince a tal punto che non riesco più a immaginare la letteratura senza tenere conto di questi tre momenti, di queste tre dimensioni, lo sguardo, il dispositivo e l'immagine. Voi direte, ma che c'entra? Non abbiamo a che fare con dei testi, delle cose stampate su carta? Già basterebbe questo, diciamo, senza bisogno di andare molto oltre nel tipo di lettura. Per rendersi conto di quanto sia fondamentale, per esempio, la dimensione mediale. Noi leggiamo attraverso uno strumento che è un mezzo, e che è normalmente un libro. Oggi leggiamo attraverso questo oggetto che è un iPad. Abbiamo letto in vari modi, abbiamo letto sulla pietra, basta girare qui per renderci conto di quanto abbiamo letto e di quanta gente abbia letto sulla pietra, e via discorrendo, evidentemente. Allora, io credo che anche dal punto di vista, diciamo, della semplice letteratura, corriamo il rischio di mancare clamorosamente, diciamo, il nostro oggetto, se non cominciamo a tematizzare questi aspetti. Attenzione, non tanto come argomenti, temi della letteratura, questo l'abbiamo sempre fatto, lo facciamo ancora oggi molto bene, no? Lo sguardo femminile nei romanzi, no? Come guardano le signorine, piuttosto che, oppure i dispositivi come oggetti discussi nei romanzi, no? Per esempio lì c'è riportato Eta Hoffman era ossessionato, ma letteralmente ossessionato, cioè non dormiva la notte dai suoi dispositivi ottici. Ne aveva in casa decine, che andavano dalla lanterna magica al microscopio piuttosto che alla camera oscura e via discorrendo, e quindi raccontava queste cose, li metteva in scena nelle sue opere come temi. E se voi basta pensare per esempio proprio al racconto in cui entra in gioco Spallanzani con una sola L, e cioè l'uomo della sabbia, la grande questione è, da un lato, gli occhi, che chiaramente, diciamo, quanto a dispositivo ottico c'è poco da discutere, ma poi gli occhiali, tutte queste cose che appunto costituiscono tema della narrazione. Sul rapporto occhi-occhiali si gioca quasi tutto, no? Su questa idea appunto di strappare gli occhi, questa paura che produce una serie di effetti, e che metafora scoprirà Freud molto tempo dopo del complesso di castrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo è soltanto un aspetto, vi assicuro, affascinante, perché improvvisamente ci accorgiamo che compaiono nella letteratura centinaia, per esempio, di strumenti ottici che non avevamo mai visto.
alcuni dei quali tra l'altro mettono seriamente in imbarazzo, perché siccome non li conosciamo più, cioè non sappiamo che sono strumenti ottici, facciamo anche delle fesserie grandi quanto una casa, quanto ad interpretazione del testo. Vi faccio soltanto un esempio: proprio Hoffman a un certo punto parla di Nebelbilder, di immagini di nebbia, e il traduttore, che non sa niente, traduce molto poeticamente le immagini di nebbia che mi scorrevano davanti agli occhi. In realtà i Nebelbilder sono delle diapositive per Lanterna Magica, quindi sono delle cose molto precise, oggetti colorati di vetro che si mettevano davanti alla telecamera. E quindi, diciamo, anche sapere queste cose non fa male, e vi assicuro che la storia dei dead media, come la chiama Sterling, è talmente enorme che corriamo il rischio di non sapere neanche più tradurre i nostri autori in un'altra lingua, perché andiamo, diciamo, in termini poi con queste fissazioni delle etimologie post-heideggeriane, leggiamo Nebelbilder e sono le immagini di nebbia, in realtà sono delle banalissime diapositive per Lanterna Magica. Quindi vabbè, la letteratura è piena di queste cose, la letteratura è piena di sguardi, inutile dirlo, la letteratura è piena di immagini. Ma non è questo in gioco per noi. Questi si chiamano temi letterari che vengono analizzati, studiati, eccetera. Il problema è che la presenza di queste cose modifica la scrittura letteraria. Cioè, da quando è presente un determinato dispositivo della visione, scriviamo in maniera diversa. La forma della letteratura si trasforma, non il contenuto, appunto, racconto di una lanterna magica piuttosto che di un... E allora questo diventa un pochettino più interessante, perché si comincia a capire come, per esempio, la storia dei media influenza potentemente la scrittura. Si capisce come la storia degli sguardi o gli sguardi sessuati modificano la scrittura. La cosa diventa estremamente interessante quando affrontiamo questo problema non lavorando semplicemente sull'Ottocento, il Novecento, un momento di grande, come si dice, rigoglio, sia dal punto di vista della teoria sessuata dello sguardo, sia dal punto di vista dei dispositivi ottici, delle nuove immagini di massa, eccetera, eccetera. Ma quando poi ci accorgiamo che, per esempio, la dinamica tra dispositivo, sguardo e immagine è presente nelle scritture, quelle più antiche che possiamo immaginarci. E qui nasce la questione dell'ekphrasis. La mia ipotesi, mia si fa per dire ovviamente, ma insomma certamente quella su cui credo bisogna continuare a lavorare, è che anche strumentazioni tradizionali della letteratura, anzi antichissime, l'ekphrasis, cioè la descrizione delle opere d'arte, è un fatto, diciamo, che si perde nella notte dei tempi, certamente ad alcuni monumenti assoluti, per esempio in ambito greco e romano, no? E poi continua, ovviamente, perché l'ekphrasis non è finita in letteratura e non finirà probabilmente mai. E però a quel punto noi, diciamo, letterati, pensiamo che, per esempio, l'ekphrasis, abbiamo sempre pensato che l'ekphrasis ha avuto a che fare con le immagini. No, c'è un grande retore, pensate per esempio a Filostrato, che scrive questa prima grande opera straordinaria, Le Icones, in un supposto, diciamo, soggiorno in una villa nei pressi di Napoli, in cui c'erano appiccicati al muro, esattamente come quelli che vedete, dei dipinti greci, di cui poi ovviamente non sappiamo quasi nulla, ma insomma, diciamo, delle immagini. E allora questo signor Filostrato, retore come pochi ce ne sono stati, descrive queste immagini. Abbiamo sempre considerato tutte queste cose soprattutto a partire dal tema parola immagine, come funziona, quali parole per descrivere i colori, per descrivere le azioni, appunto tutte le strumentazioni tipiche della retorica. E la novità è che, la novità si fa per dire ovviamente, perché ci sono ovviamente molti lavori preparatori che attraversano tutto il Novecento e che però adesso, con gli input che ci vengono dalla visual culture, sconvolgono completamente il nostro modo di rapportarci al testo ekphrastico, è che non basta per comprendere l'ekphrasis né concentrarsi sul tema delle immagini, ma non possiamo dimenticarci il dispositivo e lo sguardo. E questo è vero già per esempio in questa specie di incunabolo assoluto dell'ekphrasis, che è Filostrato, per intenderci,
dove si capisce perfettamente che il retore non descrive semplicemente delle immagini, cioè dei quadri che vedi in questo portico napoletano, una specie di museo ante litteram, eccetera, ma mette in moto una macchina narrativa che tiene conto dello sguardo in tutte le sue declinazioni. Ci mancano soltanto, diciamo, la dimensione sessuale, che non manca affatto perché invece è presente, e soprattutto la dimensione, appunto, del dispositivo, cioè del modo in cui, appunto, poi queste immagini sono supportate in termini mediali e che, appunto, come sono fatte, diciamo, sostanzialmente. E allora si comincia a capire che non si può fare nessun discorso anche sulla cosa più antica del mondo, che è quella dell'iscrizione delle opere d'arte in letteratura, se non si tematizza la onnipresenza dello sguardo. E d'altronde provate semplicemente a fare mente locale sul setting di questa descrizione. Il signor Filostrato, il personaggio, insomma il retore, sta davanti a questi quadri nel portico con un ragazzino più giovane di lui e gli spiega, gli racconta cosa sono queste immagini, gliele fa vedere. Attorno a questo, diciamo, a questa coppia ci sono altri ragazzini che guardano loro, che guardano il quadro. E il gioco, basta leggere una qualunque delle descrizioni di Filostrato, il gioco decisivo è una sorta di, innanzitutto, messa in scena performativa, per cui questi due parlano davanti ad un quadro e parlano fra di loro e per giunta vengono visti da altri spettatori, quindi già basterebbe questo per complicare lo scenario. Ma poi il tipo di descrizione non attiene solo ed esclusivamente alle immagini propriamente dette, cioè ai colori, ai tratti, alle forme, agli accenti, diciamo, di tipo pittorico, ma anche e soprattutto a cosa si fa con lo sguardo quando si guarda un quadro. Come voi sapete, uno dei modi tipici della descrizione, diciamo, letteraria, consiste nella dinamizzazione dello sguardo di questi spettatori. Cioè questi signori entrano nel quadro, letteralmente, in maniera virtuale per intenderci, camminano negli spazi rappresentati dal quadro, vedono a destra e a sinistra, agiscono, si muovono, ma soprattutto mobilitano lo sguardo. Operazione che viene rifatta puntualmente a distanza di tanti secoli da Diderot e Salon. Quando deve descrivere Vernet, non trova altro modo per raccontare i paesaggi di Vernet che infilarsici dentro, letteralmente dentro, e camminare ed essere sottoposto, diciamo, a questa, come si può dire, a questa, lui parla proprio di promener le regard, cioè proprio di passeggiare lo sguardo, complemento oggetto, sembrava siciliano quasi, diciamo, no? E allora, adesso non vi voglio annoiare con dettagli, però vi prego semplicemente di seguire così mentalmente, velocemente con me, quello che ho cercato di fare di recente, e cioè di rivedere tutte le nozioni tradizionali della teoria della letteratura applicate alla, diciamo, descrizione ekphrastica, utilizzando tutto il resto del mondo, quindi non solo le immagini, ma anche i dispositivi e anche gli sguardi. È un'impresa piuttosto difficile, ma perché non siamo abituati a farlo, però anche qui diventa assolutamente necessaria, perché se non si tiene conto di questa cosa, del dispositivo, dello sguardo e dell'immagine di cui si è molto tenuto conto, si finisce per non capire quali sono poi le tecniche dell'ekphrasis. Allora, a me pare, e chiedo scusa perché non potrò ovviamente dimostrarlo passo passo, a me pare che, diciamo, l'ekphrasis viva sostanzialmente di tre grandi strategie. La prima è la denotazione, quella che io chiamo denotazione, la seconda è la dinamizzazione, la terza è l'integrazione. Quando qualcuno vuole descrivere un'immagine in letteratura, utilizza una di queste tre strategie. Sono soltanto ovviamente i, insomma,
i principi di strategie sempre più complesse, sempre più differenziate, ma non vi voglio fare vedere tutti gli schemini di cui ho riempito il libro che ho fatto l'anno scorso da Cortina, perché poi insomma diciamo una noia mortale, però diciamo almeno le tre grandi famiglie le possiamo facilmente descrivere. La famiglia della denotazione è quella a cui ci ha abituato in particolare la storia dell'arte. Io lì vi ho messo non a caso il Torso del Belvedere, la cosa straordinaria, incredibilmente potente che fa Winckelmann quando descrive il Torso del Belvedere, dice: ecco un Ercole, gli dà un nome. Il nome poi tra l'altro può essere discusso, sapete che la storia non è così semplice, non è detto che sia Ercole, ma insomma questi sono dettagli che non ci interessano. Un gesto che, e dico gesto non a caso, che tanto per cominciare certamente è un gesto diciamo verbale, per cui dice questo è Ercole, ma molto spesso poi nelle varie descrizioni del Torso del Belvedere, che sono tra le più belle descrizioni della storia, che la storia dell'arte ancora manconata ci ha, come si dice, lasciata, sono operazioni che attengono anche all'orizzonte performativo, perché Winckelmann ci dà proprio attraverso la deissi delle vere e proprie indicazioni operative: guarda qui, gira di qui, prendilo da sotto, prendilo da sopra, eccetera eccetera. Dunque la denotazione è già di per sé una, come si dice, una pratica che è certamente verbale, ma che ha degli aspetti performativi, quindi coinvolge, tanto per capire, per tornare al nostro schema di Dürer, i corpi, tanto per capirci, e che peraltro, cosa veramente straordinaria, alcuni filologi classici hanno compreso che la maggior parte delle opere, delle descrizioni di opere della scultura classica, si avvalgono di tecniche che sono di denotazione, ma sono di una denotazione che obbliga i corpi degli spettatori a girare attorno alle statue. Questo non lo dicono appunto teorici dei performance studies, lo dicono dei classicisti serissimi, in studi estremamente seri, in cui fanno vedere come per esempio molte delle descrizioni presuppongono dei movimenti dei corpi attorno alle statue e quindi anche dei movimenti degli sguardi attorno alle statue. Tra le più importanti che tutti conoscete, a cominciare dalle varie Veneri, queste Veneri che improvvisamente ci costringono ad immaginare un velo che cade, che viene trattenuto e che è viste da dietro nelle descrizioni ovviamente di opere sulle quali neanche mi soffermo, perché diciamo sono diciamo, i grandi capolavori per esempio, che ne so, del romanzo alessandrino, via discorrendo, ci fanno vedere come appunto tutto questo ha a che fare con aspetti performativi e con logiche dello sguardo che gira attorno alla statua. Non parliamo della dinamizzazione, che è la via invece maestra dell'ekphrasis. Voi ricorderete praticamente la storia dell'arte, tanto per dirne una, e comunque certamente la storia dell'ekphrasis moderna comincia con le descrizioni del Laoconte. Descrizioni del Laoconte che partono da un principio molto semplice, sto parlando delle grandi descrizioni, Winckelmann, Goethe, lo stesso Lessing, via discorrendo, in qualche modo queste descrizioni mettono in scena un grande desiderio, che è il più grande desiderio, la più grande paura del nostro rapportarci alle immagini, cioè metterle in movimento. Se voi pensate alle descrizioni del Laoconte, vi accorgete che la stragrande maggioranza di queste descrizioni sono delle teatralizzazioni di ciò che c'è prima e di ciò che c'è dopo e di ciò che c'è in quel momento, e quindi appunto il serpente che arriva, che morde e via discorrendo. Alcune di queste sono di una vivacità straordinaria, tutte giocate peraltro sulla violenza e sulla sessualità. Winckelmann cerca di dire che si tratta di una
contenimento della passione, arriva, diciamo, Heinz, un altro dei grandi del classicismo tedesco, dice esattamente l'opposto. Ma quale contenimento? Qui abbiamo a che fare con un furore, con una sorta di ballerino che ci muore davanti gioiosamente. La cosa interessante di queste dinamizzazioni è che queste dinamizzazioni, non soltanto, manco a dirlo, hanno a che fare con, per esempio, dinamizzazioni dello sguardo, di uno sguardo che appunto gira attorno o modifica, diciamo, ciò che è visto fermo in ciò che è visto in movimento, ma inseguono al punto, a tal punto il desiderio, diciamo, del mettere in movimento le immagini, quasi con delle ricadute mediali. Faccio un esempio che spiega meglio di qualunque mia parafrasi. La pratica, per esempio, dello studio dell'Aoconte, Winckelmann ogni mattina si alzava e andava al Belvedere a vedere il Laoconte, a descriverlo, però faceva anche un'altra cosa, e la fa soprattutto Goethe, che lo descrive nella Italienische Reise, nel viaggio in Italia. Era tanto il desiderio di mettere in moto il Laoconte che ci si presentava al Laoconte di notte, si saliva al Belvedere di notte con delle fiaccole, e come capite il Laoconte, illuminato dalle fiaccole, produce quella vibrazione, quel movimento proto-cinematografico, diremmo oggi noi che sappiamo che cos'è appunto il cinema, che consente di vedere, realmente di vedere con i propri occhi, che te lo fa e lo descrive nel Viaggio d'Italia, il Laoconte in movimento. Allora capite bene che anche in questo caso abbiamo a che fare con dimensioni mediali, dispositivi, certo molto rozzi, molto improvvisati. Non esiste il cinema, non esiste la lanterna magica, non esiste, ovviamente queste cose esistevano, in particolare la lanterna magica esisteva già, ma insomma diciamo, e tuttavia con delle semplici fiaccole che sono un apparato, esattamente come il cinema è un apparato, produceva degli effetti appunto cinematografici, metteva in movimento le immagini. Allora capite bene che anche lì la grande scuola della dinamizzazione delle immagini ha a che fare con dimensioni mediali e con dimensioni, quindi il dispositivo per intenderci, e dimensioni dello sguardo. La storia ovviamente si complica enormemente nel momento in cui cominciamo a distinguere, qui sono appunto gli schemini a cui alludevo, esiste una dinamizzazione delle immagini, cioè il Laoconte che comincia a vibrare, a muoversi a qualunque costo, con effetti protocinematografici. Esiste una dinamizzazione del processo compositivo, cioè la descrizione non fa altro che produrre l'oggetto sotto i nostri occhi. Il caso più eclatante, vi ricorderete tutti, è lo scudo ovviamente di Achille, ma vi faccio vedere qui l'immagine molto divertente della mia amica poetessa Antonella Nedda, che la sua opera, diciamo, non è ovviamente né il Laoconte, né tantomeno, con tutto il rispetto per Antonello ovviamente, né lo scudo di Achille, però tuttavia Antonella, quando deve descrivere la sua opera, questa è una sua specie di collage fatto di pezzettini di carta, di stoffa, eccetera eccetera, invece di descriverci l'immagine ci descrive il processo compositivo dell'immagine, appunto come viene creata sotto i nostri occhi l'immagine. Anche qui, capite bene, diventa difficile distinguere la descrizione verbale dalla dimensione performativa, dalla dimensione materiale, dai dispositivi che sono in gioco. Ultimo esempio, dinamizzazione dello sguardo, lì metto soltanto una delle tante immagini possibili, ma è interessante perché è giusto giusto un quadro di Van Gogh che tutti conoscete, viene descritto dicendo che lo sguardo si mobilita, si mette in movimento, e questo, e di questo parlo la descrizione di questo quadro, non vi sto a dire chi sono gli autori, non ha importanza. Si mobilita perché lo sguardo, come capite bene, viene in qualche modo attratto da quella porticina in fondo, non so se si riesce a vedere, c'è questa corsia d'ospedale, alla fine c'è una porticina,
una porticina che appunto organizza questo sguardo apparentemente, diciamo, abbastanza tradizionale e prospettico, non sempre si tratta ovviamente di prospettive, e che dà, che costringe lo sguardo, diciamo, ad andare oltre, quindi ad aprire la porticina e andare verso l'indipinto. È esattamente la stessa suggestione che viene fuori dal dalle ragionamenti che probabilmente faceva il collega l'altra volta, cioè la enorme necessità che ha l'ekphrasis di pensare non soltanto ciò che vede, ma ciò che non vede, l'indipinto, il non visto, il non visibile. È molto interessante perché nelle descrizioni di questo quadro di Van Gogh si gioca su due dimensioni dell'indipinto: la porta che dà adito all'oltre del quadro, e quindi lo sguardo che riesce a immaginare ciò che appunto è indipinto, o ancora più icasticamente l'inseguire con lo sguardo. La descrizione fa questo. Vi ricorderete come Dante vede i tre bassorilievi e sente il visibile parlare, la formula che usa Dante. E integra appunto ciò che vede con suoni, e quello che è ancora più interessante, con, ovviamente naturalmente manca a dirlo, dimensioni performative, ma anche con odori. Allora, quando si descrivono le grandi immagini, le grandi opere d'arte, per farlo è molto utile ricorrere a altri sensi e ad aspetti sinestetici. Ce l'abbiamo nella Divina Commedia, ma più sotto vi riporto un interessante, il famoso quadro dei ciechi, appunto della parabola dei ciechi di Bruegel, che viene commentato da un certo Gerd Hoffmann, scrittore tedesco non famosissimo, ma potentissimo quando descrive questa parabola dei ciechi. Inutile dirvi quanto è importante, diciamo, questo gioco su ciò che si vede e ciò che non si vede, come attraverso i rumori e le grida di questi ciechi. Noi vediamo questo quadro, intuiamo letterariamente questo quadro non attraverso appunto una visione, ma attraverso una sonorizzazione, come si può dire, una sorta di colonna sonora che scaturisce da questi ciechi, che chiaramente, come capite bene, essendo ciechi vanno sbattendo, rotolano, fanno un sacco di rumore. Le integrazioni quindi sono tutte integrazioni che ancora una volta giocano su dispositivi mediali e su questioni che riguardano lo sguardo. Faccio soltanto un esempio, non vi annoio con tutte queste distinzioni, ma pensate per esempio all'incipit della Brocca rotta di Kleist, che come noto viene esemplato sulla base di un quadro, anzi per l'esattezza di una stampa, di cui Kleist disponeva, anzi un suo amico disponeva. E una delle forme, diciamo, dell'ekphrasis classica, quando dico la Brocca rotta dico la più importante commedia di lingua tedesca, nasce dal fatto che noi veniamo trasportati, infatti parlo di integrazioni traspositive, trasportati con corpo, sguardi, dentro un dispositivo che è una sola incisione, no? Ecco, adesso la faccio breve, non voglio diciamo perdermi in cosa che peraltro mi piacerebbe moltissimo, tutte le descrizioni che motivano la letteratura moderna e contemporanea. È assolutamente evidente che il ragionamento della visual culture ci costringe a smetterla di pensare che quando si parla di letteratura d'immagine, di verbale e visuale, era il tema che introducevate, di verbale e visuale, si tratta solo di immagini. Tanto per cominciare, si tratta anche di dispositivi e si tratta anche di sguardi. Inutile dirvi che alcuni dispositivi sono molto più potenti di altri. Pensate che una delle grandi avventure dell'ekphrasis moderna è l'ekphrasis di Longhi, che come sapete è il padre, diciamo, di tutto quello che impropriamente noi siamo, sia come letterati che come storici dell'arte. Se andate a prendere le ekphrasis di Longhi vi accorgete immediatamente che si tratta di ekphrasis che presuppongono
un montaggio cinematografico, quindi una dimensione che è quella, diciamo, cinematografica. È chiaro che non capiremmo mai nulla di questa ekphrasis pensando che il dispositivo cinema o l'apparato, come lo chiama Mitchell, cinema non esiste. Allora, provate a moltiplicare tutte queste presenze e vi renderete conto che la storia dell'ekphrasis è, tanto per cominciare, la storia almeno di queste tre dimensioni: immagine, dispositivo e sguardi, che hanno una loro storia, una loro evoluzione, ciò che è possibile in un'epoca non è possibile in un'altra, anzi no, mi correggo. E ciò che molto spesso è possibile solo molto tempo dopo è desiderato e voluto dall'ekphrasis molto tempo prima. Vi facevo l'esempio esistono delle asincronie straordinarie in questo discorso, come in tutti i discorsi dei media. Il desiderio dell'immagine in movimento non è un desiderio che nasce con i fratelli Lumière, come capite. L'esempio del Laocoonte è un esempio eclatante. Lì c'è un effetto proto-cinematografico chiaro. Le fiaccole che mettono in movimento e fanno vibrare il Laocoonte, che si realizzerà soltanto un secolo dopo, diciamo, grosso modo, un poco meno, diciamo. E allora, quindi, dobbiamo stare attenti non soltanto, diciamo, alle concordanze. Longhi è andato al cinema e dunque ha un'ekphrasis cinematografica. Quello che diventa estremamente interessante per un letterato è quando, appunto, il cinema non c'è ancora e tuttavia esistono strategie protocinematografiche. La storia di queste asincronie è una storia affascinante. E proprio l'Hoffman che vedete lì segnato accanto a Spallanzani è stato certamente uno di questi grandi a cui credo potremo continuare a dedicare molto, diciamo, molto tempo in termini di, non, si potrebbe dire di, come si dice, di profezia, ma in realtà si tratta delle straordinarie logiche del desiderio che maturano fino a quando poi hanno una ricaduta mediale e o tornano indietro paradossalmente a vecchie dimensioni mediali. Noi oggi assistiamo a delle forme di rimediazione che recuperano strategie mediali molto antiche, tuttavia affascinanti proprio per questa loro, diciamo, aura, se così si può dire. Allora, l'ekphrasis documenta tutto questo sul fronte delle immagini. I quadri cambiano, ci sono descrizioni ovviamente di opere classiche della Madonna Sistina, come ci sono descrizioni di Van Gogh. I dispositivi cambiano e non diciamo, insisterei molto sulla dimensione teleologica, non si va sempre avanti, ma ci sono appunto dei loop, delle inversioni e delle asincronie, e gli sguardi appunto cambiano e si modificano e diventano sempre diversi. Allora, se questo è possibile per la letteratura, capite bene quanto diventa necessario e decisivo per un'esperienza come quella del museo. Grazie. Grazie a Michele Cometa. Siccome non c'è molto tempo, anzi non ce n'è proprio, se ci sono delle domande... Dovevi fermare però, non mi fermi, ma è colpa tua. Eravamo presi, io senz'altro, spero anche voi. Però se avete delle suggestioni, delle domande, delle approfittatene, insomma. Poche domande, ma causate da un ascolto attento di cui ringrazio. Le cose che ho sentito sono molto utili, però credo che dietro una ricollocazione eclettica di tanti saperi che appartengono a tante discipline diverse, non ci sia poi così da preoccuparsi della reazione stizzita del singolo storico dell'arte, del singolo antropologo. Lo sciocco, la persona ottusa c'è in tutte le discipline, quindi non costituisce secondo me un problema. Chiedo questo, ad esempio, perché in una sede come questa presentare alcuni testi ritenuti fondamentali
fondamentali per la cultura visuale come se fossero sconosciuti in Italia. I libri di Belting sono tradotti in Italia, i libri di Svetlana Alpers sono tradotti in Italia da 20 anni presso Einaudi. È uscito un libro da Costa e Nolan di Franco Speroni circa 20 anni fa che si intitola Sotto il nostro sguardo, che dice tutte queste cose, comprese le ormai conosciutissime allitterazioni tra, ad esempio, il quadro prospettico di Durer e, che so io, un dispositivo come Etant Donné di Duchamp, dove da uno spioncino si vede una donna riversa. Poi ci sono i libri di Victor Stoichita, che è uno storico dell'arte che argomenta comunemente su questi temi. Lo scandalo vero o presunto del Laoconte che viene utilizzato per vendere la birra. Ma ragazzi, lo dice Bersani, io ieri facevo lezione sul Laoconte, casualmente, facevo vedere un'incisione del... mi pare dell'inizio del Cinquecento, c'entrano, non so se a livello di invenzione, autore, invenzione, c'entrano Tiziano, Pietro Aretino, no? Ecco, il Laoconte con le tre scimmie, no? Non mi sembra che siano cose di cui qualcuno possa così violentemente scandalizzarsi. Poi, se le discipline hanno bisogno di postulati, ma... un postulato è, credo, ad esempio, tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è reale è razionale. Dire che ciò che è visibile è nominabile, o sbaglio, e tutto ciò che è nominabile è visibile, quello non è un postulato. Quella è un'ovvietà sublime, è un'osservazione lapalissiana, ma non è un postulato. Non è un postulato quello. Potrei dire che lei ha perfettamente ragione, ma infatti non credevo che fossero delle cose, diciamo, sconosciute. Certamente sono cominciate a diventare, messe tutte insieme, perché quando è uscito il libro di Svetlana Alpers nessuno si immaginava che avremmo tirato fuori soltanto la paginetta sulla visual culture, pensavamo che fosse un libro su Vermeer, eccetera. Il problema è che poi a poco tutto questo si è costituito in un paradigma che produce, diciamo, un sapere che ha la pretesa di essere un sapere nuovo. Sulle resistenze, mi fa piacere che lei non ne abbia resistenze, io, diciamo, credo che invece sono fin troppo, diciamo, palesi. Non parlo degli storici dell'arte perché è un problema degli storici dell'arte, ma parlo per esempio dei letterati. A me capita molto spesso, per esempio, di essere, come si dice, entrare in contraddizione con dei colleghi i quali per esempio dicono: ma sì, tutto questo arrabattarsi intorno alle immagini, non parliamo gli sguardi dei dispositivi, che sono cose esotiche per molti dei storici della letteratura, ti condanna ad un eclettismo e a un dilettantismo. E queste sono cose che succedono ancora oggi nei dibattiti in qualunque convegno, soprattutto per esempio in contesti in cui si tende a non leggere, diciamo, tutto ciò che circola in Europa. Mi riferisco in particolare, per esempio, a certi aspetti degli studi italianistici, eccetera. E la mia risposta, che quindi, diciamo, provoca altrettanto scandalo, è quella di dire: sì, d'accordo, io lo capisco che certamente corriamo dei seri rischi, perché, diciamo, non vorrei dato l'impressione che diciamo, la storia dell'arte non esiste più, o non esiste più l'estetica, piuttosto che... tuttavia, per esempio, diventa piuttosto difficile affrontare opere come I Promessi Sposi, rendendosi conto, per esempio, che hanno una dimensione iconotestuale fondamentale. Come è noto, la prima edizione dei Promessi Sposi fu fatta materialmente dal signor Manzoni con le immagini che lui stesso andava a produrre, eccetera. Quando sento parlare gli italianisti dei Promessi Sposi come di un testo che trascura completamente questa dimensione visuale, mi comincio a preoccupare. Quindi non è così facile come la racconta lei, nel senso che tutti sono disposti, mi auguro che tutto diventi così, ma
diciamo, non, io ho la percezione, diciamo, di, invece di molti scandali, soprattutto perché evidentemente chi è costretto a coniugare ambiti disciplinari diversi corre dei rischi inevitabilmente, è molto più comodo stare a casa propria e fare sempre gli stessi discorsi. Mi dispiace che lei abbia avuto la sensazione che presentavo queste cose, questi libri come libri che intanto, diciamo, Svetlana Harpes sicuramente è stato tradotto molti anni fa, credo a Bollati Boringhieri addirittura, ma non in contesto di visual culture. Purtroppo Opere Capitali come Picture Theory stenta a essere tradotto in italiano per motivi vari. Io stesso ho fatto un'antologia di Mitchell che è costata molta fatica perché appunto ci sono poi problemi che sono legati alle storie editoriali. Eppure è vero, per fortuna, che queste cose sono entrate non necessariamente attraverso i padri, diciamo, fondatori. Anche i libri di Belting, se lei pensa che è stato tradotto L'antropologia delle immagini soltanto l'anno scorso, beh, siamo un po' in ritardo, diciamo, tutto sommato, ma poco importa, per fortuna leggiamo le altre lingue, quindi ce le siamo già letti. Dico però, una cosa è come si dice, avere delle curiosità intellettuali, un'altra cosa è penetrare fortemente un dibattito culturale al punto tale da costituire, per esempio, percorsi formativi, scusate la deformazione, diciamo, da professore universitario, il fatto che per esempio in Italia non esiste un corso di cultura visuale non è detto che non sia magari una cosa, come si dice, fortunata, nel senso che, per carità, dico, però certo, diciamo, elementi di ritardo ci sono. Per fortuna ci sono opere che poi compensano senza bisogno di avere l'etichetta, quelli che lei cita di Stoichitta sono talmente evidenti, cioè non c'è bisogno di scriverci cultura visuale, ma è inutile dire che l'invenzione del quadro parte, per esempio, dallo studio di un dispositivo molto curioso, molto importante, come il cabinet d'amateur e tutto quello che ci gira attorno. Io credo che, insomma, quindi qualcosa da fare tutto sommato in questo campo ancora c'è, per esempio traducendo. Su questo insisterei, ovviamente questa è una deformazione professionale, è chiaro che una disciplina, ammesso che poi noi condividiamo il fatto che quella sia una disciplina, perché potrebbe essere semplicemente una dislocazione di saperi che poi non si concretizza in una disciplina, non è che tutte le cose debbano poi, diciamo, assumere questa rotondità. Una disciplina diventa trasmissibile nel momento in cui, per esempio, diventa traducibile. Certe incertezze che vi segnalavo, per esempio, già il dibattito molto forte che esiste fra i sostenitori di un pictorial turn invece gli altri di un iconic turn, e che noi in Italia non riusciamo neanche a inseguire queste cose. Chiaramente, almeno poi per uno che viene come me dallo studio della letteratura e delle lingue straniere, rimane un problema, cioè mettiamoci a tradurle queste cose e facciamole diventare patrimonio, diciamo, dei nostri studenti. E, ripeto, non credo che tutto sia già fatto e tutto già sia risolto, soprattutto se a questo aggiungiamo quello che io chiamo sempre la ricaduta istituzionale di tutte queste cose. Ripeto, sarà una deformazione da professore universitario, magari uno che fa un altro mestiere, per esempio fa il direttore di un museo, insomma non è particolarmente preoccupato, dovrebbe esserlo probabilmente, perché è chiaro che formare invece poi degli specialisti arricchendoli anche con queste componenti, diciamo, certamente male non fa. Però le ricadute istituzionali non ci sono allorché ci sono delle, come si dice, delle reazioni più o meno implicite ed esplicite di discipline. Non dobbiamo dimenticarci qual è la storia, per esempio, delle nostre discipline, il fatto che, per esempio, noi siamo racchiusi in contenitori che si chiamano raggruppamenti disciplinari. Guardate che, se ci pensate, è una cosa, adesso non vorrei fare discorsi da tecnico dell'università, nessun insegnante di letteratura in Inghilterra insegna letteratura inglese, letteratura tedesca, letteratura francese, secondo un modello di nazione, insegna literature, punto. Anche lì, voglio dire, le politiche poi, diciamo, fanno la differenza, e quindi naturalmente se ci sono delle resistenze, queste resistenze si vedono nel fallimento ovviamente di alcune prospettive di ricerca. Mi auguro veramente che questa cosa
Quello che mi premeva dire era peraltro non tanto il fatto se gli storici dell'arte hanno più o meno recepito questi autori, mi premeva sottolineare il fatto che questo tipo di autori sconvolge, per esempio, secondo me, il nostro modo di vedere la letteratura. E le assicuro che un po' lo sconvolge, perché non è proprio autoevidente negli studi di letteratura che circolano che uno si pone il problema delle modificazioni mediali, non solo del prodotto letterario, ma delle modificazioni che la storia dei media produce nella scrittura letteraria. E lo stesso discorso vale ovviamente per lo sguardo. Credo che ci sia, diciamo, ancora molto da fare. D'altronde questo rende divertente la nostra vita e il nostro mestiere, perché altrimenti, diciamo, non ci sarebbe, diciamo, più divertimento, insomma. Beh, complimenti comunque al signore che insegna in questa maniera qui. Mi sembrano dei complimenti questi. Non è così diffuso. Forse lei si è... No, tutti noi, no, che pensiamo delle cose che per noi sono da tempo...